Perugia! Per la 18ª giornata del campionato Giovanissimi Elite Fascia B, al Candiani scendono in campo Nuova Tor Tre Teste e Lodigiani. I padroni di casa di Mister Bramante si schierano con Garofani tra i pali, Marino, Macri, Forte e Sbarbaro in difesa, Zambrini, Alagna e Guacci a centrocampo, Alessio Albano, Simone Albano e Bussaglia in attacco. Rispondono gli ospiti del duo Francolini di Vetta con Isidori tra i pali, Cacciacarro, Maura, Aglietti e Maugeri in difesa, Capraro, Canciani e Carucci a centrocampo, Andrenacci dietro il duo d'attacco composto da Dichio e Maurizi. In avvio di match problemi per il portiere Isidori, che ha qualche difficoltà a respingere questo pallone. Al primo affondo gli ospiti colpiscono, 13esimo, Cacciacaro in aria con il destro, Garofani respinge, ma arriva Dichio che da due passi deposita in rete il pallone dell'1-0. 26esimo centro in campionato per il capocannoniere del girone B, Dichio. Ancora una volta decisivo, è lui a portare in vantaggio la Lodigiani. Al 17esimo, ancora Dichio scatenato, vince un rimpallo con il destro, pallone sull'esterno della rete. La reazione dei padroni di casa arriva due minuti più tardi con Bussaglia che si gira bene in aria, ma Isidori gli dice di no. La Tor Tre Teste deve fare i conti sempre con Dichio. Doppia finta, pallone dentro. Garofani non ha problemi a fare sua la sfera. La squadra di Bramante gioca alla pari e per poco non trova il pareggio al 25esimo. Albano con il mancino, pallone che sfiora il palo. Un minuto dopo, ottimo spunto di Dichio che protegge palla dal limite, calcia in porta. Garofani risponde presente. L'ultima emozione prima dell'intervallo è... arriva dalla bandierina con Andrenacci che ci prova direttamente da corner colpendo la parte superiore della traversa. Con le immagini passiamo alla ripresa, al minuto 8 Guacci allarga per Agbonifo che entra in aria, poi sulla sua conclusione Isidori si oppone distinto. Ancora Agbonifo, protagonista al 19esimo, si accentra dalla sinistra con il destro, chiama Isidori al super riflesso per deviare il pallone in angolo. La Lodigiani supera il momento delicato e si fa vedere in avanti al 22esimo, proietti dal limite, pallone alto sopra la traversa. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Aglietti, Capraro sul secondo palo, tutto solo di testa, non inquadra lo specchio. Le speranze della Nuova Tor Tre Teste si infrangono su questo colpo di testa di Agbonifo, pallone si impenna e termina alto. Gli ospiti chiudono in avanti, Arezzini appena entrato mette il mirino verso la porta e costringe Garofani a distendersi per deviare in corner. Finisce quindi 0-1 al Candiani. La Lodigiani batte di misura la Tor Tre Teste e consolida la vetta solitaria della classifica.